Ciao, inizio oggi la serie su Shadow of Tomb Raider, dopo aver finito la rassegna sugli altri due, che mi sono piaciuti parecchio, e tra l'altro stavo proprio riflettendo sul fatto che fare una rassegna ha il pregio di rinfrescarsi le idee comunque sui giochi e quindi giudicare magari meglio quello nuovo, che è un gioco che... Io sto seguendo le discussioni su Steam. Dunque, attualmente di Metacritic ha un 81, quindi teoricamente ha voti inferiori ai precedenti. Però ho letto le discussioni, c'è chi in realtà addirittura mette al primo posto questo. Il punto, a quanto pare, è che tra tutti e tre, questo dovrebbe essere quello più incentrato sugli elementi platform e sull'esplorazione, il che tra l'altro a me non dispiace per niente. E quindi c'è chi si lamenta, insomma, del fatto che i combattimenti invece sembrano essere messi un po' più in secondo piano. Allora lì la diatriba c'è tra chi preferisce magari il secondo per i combattimenti, chi preferisce il primo, ma secondo me in realtà direi che dopo averli giocati tutti insieme, il primo non può essere considerato il migliore della trilogia, a parte adesso vedremo questo, ma in realtà tra il secondo e il primo, il secondo è per me uno scalino sopra. Tanto è vero che tra l'altro al primo ho dato un 8,5, mi è piaciuto, mi ha dato comunque una soddisfazione, al secondo gli ho dato 9, 9,5, perché secondo me è proprio uno scalino proprio sopra, parte artisticamente, ci hanno messo più capitali evidentemente, ma... Per tutto in realtà, come confezionato, il bilanciamento delle cose, eccetera, eccetera. Quindi vediamo questo come sarà. Non perdiamo ulteriore tempo. Io ho fatto le mie prove, ma adesso le cancelliamo. Allora, ci sono questi livelli di difficoltà, però hanno fatto questa cosa nuova. Tra l'altro, uno dei problemi, a parte questo, che magari uno ha preferito avere i combattimenti, quindi qua non te li danno di meno, magari quindi tu lo giudichi un po' peggio, ma a parte questo, poi altre lamentele, vabbè, a quanto pare ci sono un po' di problemi tecnici, comunque li vedremo sulle animazioni, qualche bug, e in più che non è una rivoluzione, insomma, non è una novità, però sono tutte cose che secondo me sono importanti fino a un certo punto. I bug si possono risolvere, il fatto che non sia, sia che sia un more of the same, anche quello non mi sembra un dramma, francamente, soprattutto se la base è buona. Se la base non è buona, allora magari uno pretende dei miglioramenti, ma se comunque vediamo il Rise of Tomb Raider, insomma, non è soddisfatto, per cui mi va anche bene cambiare ambientazione e tutto lì. Poi vabbè, sulle storie tutti hanno criticato che vabbè, ma non ce n'è nessuno dei due in realtà, la storia dei due precedenti si salva. Forse un attimino messa meglio è comunque quella di Rise. Quindi, vabbè, comunque dicevamo, difficoltà sono queste. Io volevo provare questo, tutto uno con la giungla che è data per difficile. Una cosa interessante è che hanno separato i livelli per quanto riguarda il combattimento, l'esplorazione e gli enigmi. Vediamo per esempio, combattimento, rigenerazione salute disattivata in combattimento, quindi questa è come esattamente esplorazione estrema della seconda parte di Rise of Tomb Raider, che ho fatto che in realtà era comunque facile come gioco, quello volendo un difetto di Rise. Casse di munizioni rare. Il mirino non è visibile però. Ah, mirino non visibile. Proviamo, comunque io penso che si possa cambiare comunque. Poi i nemici hanno più salute, causano danni maggiore e individuano l'arma più velocemente. Poi i nemici non vengono evidenziati dall'istinto di sopravvivenza. Ah. Il problema è che questo invece, i nemici hanno livelli normali di salute, sono illuminati. Io qua poi tra l'altro l'ho detto molte volte, non capisco perché non ci sia un livello intermedio. Passano dai facili che sono inutili, praticamente sono anche per bambini, diciamo così, ai normali che di solito sono inutili, sono troppo facili, che si dovrebbero chiamare facili, e ai difficili che invece boh, c'è un gap in mezzo.
non compensato. Comunque andiamo avanti un attimo. Difficoltà esplorazione, no vernice bianca sui percorsi importanti. Ah, anche questo l'ho fatto. La vernice bianca è quella che di solito ci sono due, si può saltare, no? Tempo per presa d'emergenza ridotto. Istinto di sopravvivenza disabilitato durante l'esplorazione. Come durante l'esplorazione? Qui non c'è l'istinto di sopravvivenza, mai. Quando è che... Ah, forse sono negli enigmi allora. Il fuoco nei campi base è spento. E? Si può accendere? Difficoltà di enigmi, niente suggerimento. Istinto di sopravvivenza comunque disabilitato. Minuto, perché in realtà noi potremmo far così. Quindi, durante l'esplorazione, appunto, è spento l'istinto di sopravvivenza. Bah, non lo so, mi sembra un buon salto. Quindi, preparatevi, che forse lo cambiamo alla svelta questa cosa. Però, boh, vabbè. Come ripeto, mi sembra un salto. Vabbè, a parte se si parla di istinto di sopravvivenza, o lo spegni o lo attivi, non è che c'è molto, oppure lo devi fare ridotto, effettivamente, qualche cosa non te le fa vedere, non so. Un team vario e talentuoso, formato da persone di genere e origini, etnie, credenze religiose e personalità diversificate. Nonostante non sia basato su eventi realmente accaduti, rappresenta un'opera di fantasia, il gioco è stato sviluppato con l'aiuto di uno storico. Vabbè, spero che voi l'abbiate letto. Per il nostro amico Mike Sherlock, che probabilmente è morto nel frattempo. Non so chi sia, se è uno del team, se è un amico dei... Da quello che so, in teoria comunque un problema è che è stato anche sviluppato, no, dalla Crystal Dynamics. Non so cosa stiano lavorando, su cosa stiano lavorando loro. Comunque sono curioso, proprio perché, ripeto, le discussioni, c'è tantissimi che in realtà hanno preferito questo su tutta la trilogia. Questo appunto nonostante i voti non siano i migliori dei tre, invece. Il nostro amico quindi è ancora vivo, abbiamo la conferma che non è morto durante la parte finale di Rise, in collaborazione con Crystal Dynamics. I shader su di lui sono ancora migliorati. Lei mi sembra quella di Rise, più o meno. Solita esagerazione. Come si può salvare due persone in questa situazione? Cinture di sicurezza sono essenziali. Al massimo lasciamo i combattimenti alti, adesso poi vediamo. 2 giorni prima, quindi adesso... Luce fu. Merda. Bel posto. Jonah, mi senti? Sono solo incastrata. Una roccia mi blocca la gamba. Aspetta, cerco aiuto. No, sono alle costole della Trinità. Non voglio attirare l'attenzione. Sto arrivando. Non ci vorrà molto. Ok, siamo ancora in... contro la Trinità, perché ovviamente Costantino non è che fosse il capo supremo. Thank you.
Ma dove siamo finiti? In un crepaccio. Forse. Forse non è una morte. Grafica come sempre al massimo, ma dopo le prove che ho fatto è più pesante. Come ha fatto ad andare giù così tanto? E tra l'altro tutta sana. Vabbè, questo non dobbiamo più domandarci nulla. È Superman praticamente, Supergirl. Simbolo della Trinità, fa un po' il verso quello dei nazisti praticamente, visto così. Ok. Qui c'è un istinto per sopravvivenza, ma sostanzialmente non visualizza nulla. Jonah, sono fuori. Fa attenzione, la via d'accesso è piena di trappole. Alla Trinità serve ancora. Stanno proteggendo qualcosa. 6 settimane e ancora non sappiamo chi guida la cellula locale della Trinità. Ma ho parlato con la gente del villaggio. Sono tutti contenti perché pare che al giorno dei morti verrà un VIP. Si chiama Dominguez. Dovremmo partire da qui. Quindi siamo in Messico. Comunque... adesso qua bisogna agganciarsi. Guarda, delle corde immense. Comunque lo vediamo adesso come sarà questo, appunto ripeto al massimo a basso livello di difficoltà. Perché fa così che in realtà deve andare su? Ok. Perché se c'è una, come dire, una cosa che mi è dispiaciuta di Rise, che in realtà poi a un certo punto ho accelerato, ma in realtà è un gioco che effettivamente andava... uno dei pochi giochi che mi sarebbe avuto voglia di non dico platinarlo come si dice in gergo, ma quasi quasi ce l'ho fatta. Invece poi ho tagliato, ho saltato qualche tomba. Scusa se non ho atteso. Attento. Avessi di tempo farei dei episodi extra dedicati alla parte, cioè intanto c'è il salvataggio finale prima dello scontro e da lì posso andare a fare meraviglia. Ma c'è troppa roba da fare e sono indietro. Quindi dicevo questo qua, vediamo se... questo posto è enorme. Direi che la ricerca è stata utile. Come si vede bene, come è reso bene. Volevano tenerci fuori a tutti i costi. Ringraziamo le note di tuo padre. Può essere appunto che in realtà sia proprio di mio gradimento l'impostazione di questo. Non vuoi che ti guardi la ferita? No, sto bene. Anche perché in Uncharted, per esempio, io tutti i combattimenti eccessivi del primo, per esempio, non... Costellazioni. Questa iscrizione è una specie di enigma. Pesci rosa? Pesci rosa. Non l'ho apprezzato, perché non sono giochi, secondo me, da giocare per sparare. C'è una data qui. Ma qualcosa non quadra. È stata danneggiata, forse intenzionalmente. Perché la Trinità l'avrebbe sabotata? Di solito distruggono tutto. No, i danni sono precedenti. Ma chi potrebbe averlo alterato?
Lara! Dobbiamo uscire di qui! Tra l'altro qua Jonah è tornato più nello stile coerente del primo, perché lui è un Maori, io credo, quindi della Nuova Zelanda. Forza! Forza! Presto! Avanti! Mentre nel Rise sembra semplicemente un uomo di colore. Se non mi avessi portata via sarei ancora lì a fare foto. Un po' perché non si vedono anche i tatuaggi, perché è tutto... Non a fare foto, però. Smettila. Ehi, vuoi riposarti un po'? Magari ci vediamo al caffè. Però come character design è più giusto questo. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè pare che si mangi molto bene. Ecco, questo non mi è piaciuto. Non ho molto. È un'immagine 2D quella là. Si vede molto. Io sto morendo. Bene. Mangerei una balena. Messico. Ozumel. Eccolo là. Ci sono novità sul dottor Dominguez? Non molte. Dirige gli scavi della Trinità in zona. Mio padre l'ha menzionato nel suo diario. Più di una volta. È un esperto di rovine precoloniali. Dicono che sia un tipo in gamba. Un bel aiuto in città. Come va la ferita? Jonah, guarda. L'enigma. Sono indicazioni. Per trovare la città segreta vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa. Sì, io ci ho pensato. Tutto chiaro. Però i delfini rosa si trovano in Amazzonia. E continua. Poi insegui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento. E guarda qui. Questa è la costellazione dell'Idra, il serpente. E questa stella è il cuore. Tramonta a sud-ovest. Quindi a sud-ovest del rio delle Amazzoni... Brasile? Perù. Perù. Ok, questa data trovata alle rovine, se guardi con attenzione è danneggiata. Questo numero a prima vista potrebbe sembrare un 13 Maya, ma se fosse in realtà un 8, con la precessione... Cioè? La precessione... La Terra è inclinata e col tempo le stelle cambiano posizione sull'orizzonte. È importante se navighi seguendo le stelle. Ok. Nel calendario Maya corrisponde a 2000 anni di differenza. A quel tempo il cuore del serpente tramontava a ovest. Ecco perché è in Perù e non in Brasile. La Trinità cerca nel posto sbagliato. Esatto. Dobbiamo cercare la montagna incoronata d'argento in Perù. C'è anche qualcos'altro che riguarda... Angenia. Una chiave. Cosa cerca la Trinità nella città segreta? Dottore, abbiamo trovato qualcosa allo scavo. Davvero? Andiamo. Hai sentito anche tu? Vediamo dove ci porta. Lara, aspetta. Questo posto è sorvegliato. Mimetizziamoci. Con tutto quell'armamentario sulle spalle. Ho saputo che hanno portato rinforzi. Gli starò alla larga. Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra cella. Ok. Sapranno che siamo stati all'altro sito. Una seratina tranquilla. Ma dove è andato Dominguez? Non può essere lontano. Deve essere in cortile. Già. Diamo un'occhiata. Qualcuno saprà dirci qualcosa. Allora, qui faccio un attimo una parentesi. Qua in questo momento sto facendo 45 frame al secondo. Va bene, sono a 2005, la grafica ultra, però ho una 1080 Ti. Questa è la stessa locazione in cui hanno fatto le prove con la RTX, quella nuova, che dicevano che non teneva comunque 60 frame al secondo. Ok, però una considerazione, a parte che se era 1080, ok, era 1080p, quindi sicuramente già aumentano le prestazioni quando diminuisci la risoluzione, però se con il ray tracing attivo
quel ray tracing approssimativo che comunque fa, perché non è quella, non è certo ray tracing di un V-Ray o PowerRay. Però dicevo, se con quel ray tracing attivo fa più o meno le stesse prestazioni, vabbè, direi che non è proprio così schifoso. Tra l'altro è solo questa fase, io qua infatti le immagini siccome si raddoppiano, io ho un monitor G-Sync, ma non c'è niente a fare, qua è proprio pesante, ci sono tanti attori, diciamo così, sulla scena, e qui tanti modelli, insomma, ed è pesante. 41. Dove è andato? Continuiamo a cercare. Per carità, poi è bello, sono proprio un discorso di massa poligonale, di engine, che forse non è il massimo comunque. Ma ti rendi conto? L'abbiamo beccato che beveva le offrendas. Non lo vedo. Oh, mamma. Anch'io da bambina ero discola come lui. Non c'è bisogno di punirlo. Ci penserà la tequila. Ne ha bevuta un bel po'. Ok, tra l'altro c'è la possibilità di mettere le lingue in lingua originale. Mi brontola lo stomaco. Ve ne starebbero sottotitoli, però io preferisco che si senta direttamente cosa dicono. Bello questo azzurro. Anche qui è un percorso obbligato, questo vediamo. La gioventù è sprecata nei giovani, mia cara. Così dicono. Non nel mio caso. Io posso dire di essermela spassata parecchio. Buon per te. Ok, dobbiamo fare tutto il giro praticamente. Si è fatto vivo? No, continuiamo a cercare. Un bambolero non me lo fai. È un bambino qui. Guarda, è per mio padre. Forse potrei accenderne uno per mia madre. Non sono abituata a tutta questa gente. Meglio gli immortali o gli implacabili? No, va bene così. Questa cosa degli immortali che morivano, no, molto ben chiara, perché si chiamavano immortali quelli. In Rise. Beh, non devono seguire. Credo ci sia un altro modo per scavalcare. A loro ci penso io. Ehi, ragazzi! Non è strano, non c'è nulla di strano in questa cosa. Mi hanno detto che c'era un bel festino delle pollastre toccate da tesi. Voi non ne sapete nulla. Non è un posto per turisti. Sì, ma sai, è Maria che mi ha invitato. La conoscete? È mia cugina. È questo? Mia abuela era di qui. Il biondo? Sì. Io volevo fare un'offerta. Cosa fate con le lenzuola? Ok, fa niente. Vedo che siete impegnati. Non vi farò perdere altro tempo. Buona giornata. Grazie per il vostro prezioso lavoro. Ciao. Jonah, ci sono. Siamo andati in un cimitero. Le guardie prima non c'erano. Dominguez deve sospettare qualcosa. John, compagno di naufragio e ottimo amico. L'ho conosciuto molti anni fa, durante la mia prima spedizione a bordo dell'Endurance. Mi ha fatto ridere la prima volta che ci ho parlato, quando mi ha chiamato dolcezza. Da allora ne abbiamo passate molte e lui mi è rimasto vicino anche quando ho perso i contatti con Sam, la mia migliore amica. È venuto con me a Kitesh e mi ha aiutata a trovare la sorgente divina, il manufatto che mio padre stava cercando quando è stato ucciso. Dopo che ho distrutto la sorgente divina per evitare che la Trinità se ne impossessasse, Jonah mi ha aiutato a dare la caccia ai membri della setta, cellula dopo cellula. Quando ho terminato di decifrare le note di mio padre, Jonah ha ritenuto che Cozumel fosse il posto migliore da cui iniziare. All'inizio ero scettica, ma aveva ragione. Lo scavo di Cozumel era l'unico a non essere stato distrutto, e adesso so perché. La Trinità sa che manca un tassello del puzzle. Devo trovarlo prima di loro. Nostra collezione.
Ah, ma si riferirà alla zona, al sentiero delle stelle, sì. Per trovare la città segreta, dirigiti a sud lungo la riva fino a imbatterti nei pesci rosa. Qui... Ok, qui ripete le cose sostanzialmente. La Trinità è un'antica società segreta antecedente a Cristo, governata da un alto consiglio antecedente. I membri della Trinità di stampo massonico, trovare e sfruttare tutti gli antichi manufatti del mondo. Do loro la caccia da quando ho scoperto che hanno ucciso mio padre. Da allora io e Jonah abbiamo individuato molte cellule della Trinità, ma le altre tombe e rovine che abbiamo rintracciato sono state distrutte, ad eccezione di quella di Cozumel. Devo scoprire il loro obiettivo finale e fermarli. Già. Vabbè, questo è questo. Poi cosa abbiamo? Nessuna sfida. Qui ci sono due reliquie, eccetera, eccetera. Vedremo. Inventario, abbiamo di nuovo gli oggetti come Rise, quindi abbiamo le pelli, anzi. Abbiamo più cose, mi sembra. Beh, lui li considera manufatti. Ah, ok, queste sono quello che abbiamo. Riduce il rumore dei salti, delle atterraggi e delle cadute. Poi incrementa la precisione dei colpi caricati quando tieni la corda dell'arco tesa più a lungo. Velocità del caimano, incrementa la velocità durante il nuoto. Coltello viene usato per tagliare le corde, quindi abbiamo già il coltello. Coltello rudimentale, coltello rinforzato, coltello sopraffino, il taglierino svizzero, il coltellino svizzero non ce l'abbiamo invece. Arrampicata estrema, quindi praticamente sto facendo un riassunto. Vabbè. Permesso. C'è un furgone là. Con l'alto consiglio, comandante. Beh, signore, anche dopo il fiasco in Brasile, nessuno dubita della sua leadership nell'organizzazione. Ormai andiamo fino in fondo. Sì, signore, sono pronti a tutto. Anzi, c'è una cosa. Audiolingua, così ve la faccio vedere. Colore sottotitoli, che differenza in base al personaggio. Sottotitoli secondari, proviamo a lasciarlo comunque un attimo. È questo qua, il doppiaggio dinamico. Però preferisco che sentite la voce giusta invece che di leggervela io. Anche perché magari si sovrappongono. Lasciamolo così un attimo. Scusate. Jonah, Dominguez non è solo il leader di questa cellula. Credo sia il capo della Trinità. Facciamo attenzione. Il capo? Capo supremo? Lara. Sì, sì, ho capito. Speriamo. Disculpe, signorita. Oh, colpa mia. Questo ha parlato comunque. Questa è una festa tipica, festa dei morti. È scattata una trappola nel primo sito. Crediamo sia stata Croft. Aspetta. Che c'è? Voglio conferme, comandante. Basta tirare a indovinare. In modo di avere conferma visiva. Jonah, forse mi hanno visto. Provo a passare dal vicolo. Io troverò un'altra strada. Sto, dejami insegnarte come hacerlo. Tranquillo, mamma ti insegnerà. Quelli secondari restano in lingua, praticamente. Dottor, probabilmente. La prudenza non è mai troppa. Sei molto gentile. Ti ringrazio. Proseguiamo. Il classico percorso fortunoso che fa esattamente il tragitto giusto.
Parla il comandante Rourke. Dominguez vuole la conferma che Croft è qui. La foto ce l'hai, donna, caucasica, sui 20 anni. È chiaro? Beh. Bene, la troveranno. Bene, non voglio che entri nessuno. Comunque se l'istinto di sopravvivenza è disabilitato rischio anche di perdermi diversa cosa. Perché non ti stacchi da qua? No, vabbè, perché era fatto che dovevamo camminare, proseguire in pratica. Dicevo, rischio di perdermi diversa roba, quindi adesso boh, può darsi che lascerò i combattimenti difficili. Fuori dal mio ufficio. Come? Chiudi la porta quando esci. Certo. Anzi, tra l'altro facciamo una cosa. Opzioni. Opzioni di gioco. Sì, si può assolutamente modificare tutto. Vabbè, ma questi in teoria sono già disabilitati, quindi ci sono, ma dovrebbe essere disabilitati, credo, visto che l'opzione è quella. Facciamo anche un salvataggio. Lo sento! Tranquillo, va a giocare. Mai viste letture come quelle trovate in questo sito? La chiave per la fase successiva. Lettura. Al momento saremo pronti. Ecco appunto, parlando di percorso fortunoso, c'è proprio anche l'apertura nel muro. John, sono entrati nella zona di scavo. È recintata e c'è una guardia al cancello. Troverò un altro modo di entrare. Ho una buona visuale. Controllo il perimetro. Dunque. Pezzi di tessuto utili per creare frecce speciali, molotov, migliorare armi e ripristinare completi. Vabbè, questo è esattamente come c'era nell'altro. Ok, siamo già tornati in abbigliamento da battaglia. Deve esserci dell'altro in queste rovine. Una piramide maya dentro una specie di grotta. Affascinante. Portatela alle rovine. Da lì non si dovrebbe sentire nulla. No, no! Vi prego! Non complicare inutilmente le cose. È solo colpa tua. Allora, vuoi muoverti? Vogliono che rientriamo al più presto. Dai, girato. Le tue ultime parole? Un momento! Sono un ufficiale governativo. Devo esserci anch'io. Mi spiace, caro il mio capo archeologo. Ma il tuo contratto è terminato. No, vi prego. Posso pagarvi. Mirino c'era. Forse era la mira disabilitata, non il mirino. Stai tranquillo. Lavori per la Trinità? Cosa hanno scoperto? Hanno cercato l'ingresso del tempio per molti anni. Oggi l'abbiamo trovato. Devo avvisare mia sorella. Sta venendo qui. Che vuol dire devi avvisare tua sorella? Jonah, la Trinità ha provato a uccidere un archeologo locale. Oddio. Devo scoprire cosa stanno cercando. Il cadavere non è rimasto. Il comandante Rourke, a tutte le unità. Prepararsi all'operazione Blackout. In effetti non si vede niente. E anche qua. Praticamente bisogna aguzzare la vista. In realtà per un discorso di streaming non è il massimo.
perché lo streaming deve essere un po' più fluido, mettiamola così, quindi vi avverto già che probabilmente non durerà molto questo settaggio. Ma perché c'è questo suono? C'è qualche bomba? Conosco questa figura. Ishel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. Sarà qualche animale, però. Shashel, la chiave si trova oltre il suo sguardo. La chiave. Eccola. L'ingresso deve essere laggiù. Cioè, cos'è, hanno scavato la montagna così? Non mi resta che scendere. Ok, ero già pronto a tuffarmi. Mi sa che dobbiamo andare giù, sì. Premi. Ok, così dovrebbe andare. Wow, si è rotta anche la roccia. Dunque,